La mobilità sostenibile che è il preludio al PUMS. C'è una delibera regionale che considera questo uno strumento equivalente, per cui per fare il punto della situazione, darci gli obiettivi, darci le strategie sulla mobilità, stiamo adottando questo piano su cui si aprirà tutto l'altro dibattito che sarà parte del PUMS. Ci sono delle linee di indirizzo precise, si rifanno le connessioni di tutti diciamo, gli atti già adottati, tra cui il PAC e il PAES, la parte mobilità è estratta, messa qui dentro il piano di mandato e sulla base di tutti questi elementi abbiamo fatto il punto di quello attuato finora e il punto della direzione dove vogliamo andare. Ci sono sette, soprattutto linee strategiche, che sono mobilità pubblica, mobilità ciclabile, car sharing, mobilità elettrica, pedonalizzazione, disciplina sosta mobilità privata e intermodalità interconnessione. E questi sono, diciamo, i punti su cui lavorare, su cui la cornice su cui puoi mettere all'interno tutti gli interventi puntuali che faremo sulla città a 360 gradi. Provo ad inquadrare un po' meglio il documento. Allora, noi cosa vogliamo ottenere? Noi nell'arco dei prossimi 2 anni vogliamo ottenere di avere un piano urbano della mobilità sostenibile partecipato. Quindi lo vogliamo mettere in funzione con tutti quegli strumenti che poi ci permetteranno di avere la massima possibilità di condividere con la cittadinanza quegli aspetti che comunque sappiamo solitamente rispetto a questo settore vanno a creare inevitabilmente dei malumori perché la mobilità è quella scienza che comunque tocca democraticamente tutti e come ben sapete il cambiamento è sempre un qualcosa che spaventa chiunque. Ora, per poter peraltro attingere a tutta una serie di fondi europei, questo documento, che come ha ricordato giustamente l'assessore, è stato approvato ieri in giunta, piano strategico ricognitivo delle azioni e degli interventi della mobilità sostenibile, è di fatto un documento di 111 pagine, se non ricordo male. Se l'hanno cambiato all'ultimo momento, 111 pagine, che permette di fare un'analisi, cioè permette quindi di avere dei dati di partenza per fare delle analisi puntuali dalle quali partire con poi l'elaborazione del piano urbano della mobilità sostenibile. Quindi questo è un documento equiparato a un PUMS, che è un punto di partenza, è un documento veramente molto importante, è per questo motivo che quest'oggi abbiamo convocato questa conferenza stampa. È chiaro che da qui adesso partono molti aspetti, l'assessore l'ha ricordato poc'anzi, ci sono tutta una serie di politiche che spesso e volentieri sono slegate le une alle altre, che noi invece abbiamo molto chiaramente ricondotto all'interno di un unico progetto, che quindi doterà la città di Livorno di un progetto organico che, lo ricordo, prevede politiche per la sosta, politiche per le ciclabili, car sharing, bike sharing, tutto quello che poi è la mobilità ovviamente pubblica, tutto quello che è contemplato all'interno appunto di un piano urbano della mobilità sostenibile. Quindi ritengo che questo sia veramente un punto di passaggio estremamente importante e questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto necessario e opportuno convocare tutti quanti voi in una conferenza stampa che sapete che non è che noi proprio convochiamo insomma, tutti i giorni, ecco. Tanto per essere chiaro. Sabina, vuoi dire qualcosa? Sabina non dice mai niente, è la presenza che ce la portiamo dietro perché fa bello. La ringraziamo perché sottolineate un lavoro che è stato fatto internamente agli uffici del Comune, coordinati da dottoressa Borgogni, che ha raccolto i dati poi su tutti gli altri uffici, anche esternamente al Comune, e ha praticamente elaborato direttamente questa cosa qui, che sarà lo strumento di partenza, però per ora questo qui è proprio una cosa strategica interna. Ovviamente per fare il PUMS vero e proprio dovremmo ricorrere anche a collaborazioni esterne perché si tratta di lavorare e fare simulazioni che non siamo in grado di fare, però diciamo, il lavoro grosso di partenza è stato fatto internamente e direttamente dall'Ufficio Mobilità, per cui è un lavoro veramente apprezzabile da sottolineare. Domande? Sì, posso.
in cui si licenziano i collaboratori, sì, sì, ti rovinano la diretta. Però, la esatto, la diretta. Sì. E, lo faccio sempre anch'io. E quindi, no, sto scherzando naturalmente, la parte importante dell'aspetto è che in realtà noi abbiamo molti sensori che sono disseminati, che sono il grande fratello che vi tengano d'occhio, questo è un grande classico, molto bello, abbiamo licenziato un altro collaboratore, e quindi... Il ragionamento è che questi dati poi devono essere analizzati e elaborati, perché esatto, voglio dire, con i dati ci si fanno tante belle cose, anche contenuti e basta, ma i dati servono a qualcosa, servono a fotografare una situazione, spesso magari anche di crisi, di alcune, nel caso della viabilità, di alcune vie che o sono congestionate oppure hanno... necessità di essere depotenziate proprio anche nelle politiche, e questa è parte integrante del piano. Quindi, tornando a quelli che sono i 7 punti, nuova rete di trasporto pubblico locale, abbiamo visto con la LAM, quindi un primo intervento, naturalmente per andare in questa direzione con il futuro, dopo che avremo elaborato quello che è l'intero progetto, potremo all'interno dell'integrazione del nuovo progetto mettere ovviamente anche delle modifiche a quello che è il piano di trasporto pubblico locale. Cioè i progetti, questi 7 punti, non possono essere svincolati l'uno con l'altro, è un pacchetto univoco, è proprio per questo motivo che è così importante. La stessa identica cosa vale per il potenziamento della mobilità ciclabile, abbiamo già visto numerosi interventi, molti altri sono in cantiere, altri vorremmo realizzarli grazie all'ottenimento anche di fondi europei che possiamo ottenere soltanto grazie a questo curioso documento che abbiamo appena elaborato. Quindi diciamo che questo apre scenari ulteriori, però sempre nell'ottica dell'integrazione. C'è la parte del car sharing che insomma, a detta dei maggiori esperti del settore, sarà il futuro della mobilità in senso lato, e quindi chiaramente noi non vogliamo in questo rimanere per nessun motivo indietro, valorizzare e incentivare il più possibile la mobilità elettrica, tutti gli interventi di pedonalizzazione che avevamo annunciato fin dalla campagna elettorale sono all'interno delle linee guida, del documento unico di programmazione, sono già parte integrante di quello che è il programma di mandato. C'è già anche nel piano triennale dei lavori pubblici grossi interventi in merito a questa cosa. Tutta la disciplina della sosta, credo che presto andremo noi, no, a dipingere, credo, le strisce blu, molto bene, e quindi c'è la disciplina della sosta, della mobilità privata e della logistica, perché queste tre cose devono essere incardinate insieme all'interno di un ulteriore ambito, che è quello appunto di cercare di far capire anche banalmente a tutto ciò che sono i fornitori che arrivano in città e che approdano quindi all'interno dell'area urbana, che esistono delle regole che si stanno cambiando, e con loro naturalmente, come è successo in tante altre città, dovremo trovare un punto d'accordo con orari, accessi, in modo tale che non ci sia l'anarchia più totale, ma si possa organizzare anche questo tipo di politica. E poi c'è l'intermodalità, sulla quale c'è poco da dire. C'è l'intermodalità, naturalmente noi auspichiamo che possa essere la più integrata e verticale possibile, cioè quindi si possa andare dalla bicicletta qui, montare sull'autobus, andare sul treno e chissà, magari anche salire sull'aereo e portare la bicicletta dall'altra parte d'Europa. Come succede? Funicolare, glielo puoi svelare? Ha chiamato la Raggi, ha detto aspettiamo, fanno prima loro. Fanno prima loro. Venite dopo. No, però noi abbiamo presentato anche un progetto interessante comunque sulla funicolare, cioè abbiamo già visto la società, circolano già anche in città delle Goti. Ti vedo in forma stamani. Mamma, è evidente. Dicevi la funicolare? La funicolare ci... malgrado tutte le critiche, i sarcasmi, le vignette... Beh, quelle saranno già. Certo, no, infatti ci fanno piacere, anzi noi ne vorremmo vedere di più su questo argomento, però sono parte integrante di progetti che noi non riteniamo folli, sono...
quella in via Grande l'avete inventata voi al Tirreno. Io non ho mai parlato di funicolare in via Grande. Assessore, ha dichiarato di una funicolare in via Grande. Ha dichiarato porto stazione. Porto stazione, quindi non ha detto porto stazione. No, non, allora non puoi uscire con una notizia, cioè, che dire questa cosa è una cosa differente. Domani titolone, domani è funicolare porto stazione. Non esiste un progetto di questo tipo e sta tutto all'interno, come vi dicevo, di opportunità che arrivano per l'appunto proprio dalla comunità europea, che secondo queste linee sta portando avanti anche il finanziamento di progetti innovativi, ai quali noi, come ricordo è successo a Livorno negli anni che furono, perché noi a Livorno avevamo un curioso trammino che era tra i più innovativi. Bene, quelle cose lì noi, se abbiamo la forza di riportarle a Livorno, non per ricordare i tempi che furono, ma per guardare avanti nel futuro vero, cioè per cercare in qualche modo di poter stare agganciati all'innovazione che anche nell'ambito della mobilità c'è, e quindi vogliamo starci lì dentro. Se poi qualcuno vuol fare le sue battute in merito alle funicolari, noi siamo naturalmente contentissimi, perché basta che ne parliate, però siamo assolutamente convinti di queste cose, tant'è che abbiamo candidato dei progetti europei. Ci sono dei progetti. Ci sono dei progetti europei, ci sono dei progetti che potrebbero portare stanziamenti di cifre importanti sul territorio. Per questi progetti. Per questo e per altri progetti che prevedono comunque la mobilità. Questo penso funicolare, credo. Funicolare vuol dire che c'è un ovino, entrano le persone dentro, ti dico che la normativa mediamente porta a circa 8 persone a bordo, non c'è un autista. Forse la mia collega vorrebbe sapere se non glielo dirò mai. Okay. Cioè tipo il progetto... Non te lo diremo mai. Ok, non ce lo diranno mai. Quando poi avremo finanziamenti ti potremo dire, guarda, allora c'è il progetto, perché sennò poi domani esce il titolone ma non c'è il progetto. No, il titolone per ora. Bene. No, infatti, cioè. Il progetto presentato oggi riguarda altre cose, che è tipo legato a questo, oggi scade un termine per presentare un progetto purché offessore. Abbiamo candidato alle corsie preferenziali praticamente in tutta la città, con protette d'accordo ed eventualmente telecamere, la pedonalizzazione di Piazza Dante, creando un vero termine al bus, non davanti all'uscita ora, ma di fianco, diciamo, che è compatibile con il progetto di, che abbiamo già all'interno, sì, delle periferie, piano periferie, che abbiamo già ovviamente ottenuto all'interno dei 3 anni con il governo. Compatibilmente con quello c'è la parte che sta dicendo, la parte di qualificazione di Piazza Dante, e c'è una presentazione a origine riguardo, sì, esattamente, e poi una serie di interventi sulla cicloparcheggi, quindi una ciclostazione, fare cicloparcheggi, spazi per la città, circa 90 ciclostazioni, cicloparcheggi, e è un mese, fra un mese che scade l'altro bando, presenteremo tutta la parte di ciclabile lungo la costa che fa parte del progetto della ciclopista tirrenica. Okay. Praticamente di completare il tratto che attualmente si ferma ai 3 ponti, portarlo fino a Marocconi. Poi abbiamo il teletrasporto, ma su quello non possiamo ovviamente ancora rivelare nulla. Perché... Il teletrasporto, però, ci sono già lamentati i commercianti, perché poi non ci passerebbero le persone davanti ai negozi. Per cui e quindi abbiamo dovuto accantonare il progetto del teletrasporto, perché i commercianti non sono d'accordo. Ho una domanda, se può. Noi abbiamo già in programma nel piano triennale, e già abbiamo un capitolo di spesa dedicato a questo, abbiamo fatto un lavoro per il chilometro di Via Grande, che sì, nel nostro piano, nella nostra ottica, dovrebbe essere completamente rinnovato, proprio per creare appunto quel chilometro di shopping che di fatto ci aspettiamo da una città importante, che si vuole aprire veramente al turismo, come abbiamo sempre detto. In questo contesto ricordo che si va a incrociare con Via della Madonna e con tutto quello che poi è la parte dell'area mercatale, sulla quale anche lì abbiamo molto investito, come anche sapete. E quindi credo che questo sia già una risposta che viene data. Tutta la parte, uso il termine italiano anche se a Bruxelles usano waterfront, però uso la parte del lungomare, perché è uno dei piani strategici nell'ambito della portualità di tutta Europa, all'interno delle commissioni, la parte waterfront, quindi integrazione porto-città,
è estremamente trendy, così la chiamano loro, nel senso che ci prestano veramente molta attenzione e ci sono anche lì finanziamenti e una particolare proprio attenzione dal punto di vista urbanistico a cercare questa cintura di collegamento affinché si crei integrazione tra queste due realtà che per tanti anni non sono, ovviamente non hanno potuto dialogare come avrebbero avuto la necessità invece che accadesse. E quindi direi che anche tutta la parte del lungomare è parte integrante di un lavoro che noi stiamo facendo, c'è la parte ovviamente della mobilità, c'è la parte dell'urbanistica che stanno lavorando a stretto contatto. Ma anche poi il progetto di Via d'Italia, della nuova viabilità su Via d'Italia. Esattamente, anche il progetto della viabilità, tutta la parte relativa alla pedonalizzazione di quello che abbiamo visto anche già intorno ai Quattro Mori, c'è un ulteriore progetto collegato nella pedonalizzazione, nell'integrazione di un parcheggio seminterrato che potrebbe arrivare proprio di fronte al Palazzo del Governo, fronte mare, quindi c'è tutta una parte ulteriore, c'è la riqualificazione dell'area che sta intorno alla questura della prefettura, cioè il progetto si va ad integrare completamente affinché abbia come anche un senso proprio di appetibilità di quello che poi è l'offerta che viene data ai turisti in generale e ai croceristi, se ci si rivolge ovviamente ai croceristi. Scusi, scusate. Che guardava al futuro e per prima aveva, rispetto a tante altre città di respiro europeo, un tram elettrico che poi noi, permettetemi, stupidamente nel corso degli anni abbiamo di fatto tolto, ma col senno di poi mi piacerebbe capire quanta cittadinanza adesso vorrebbe quel trammino magari rinnovato. Il sindaco lo vorrebbe il tram. Allora, rispondo prima di tutto alla dottoressa Goti, perché sennò poi abbiamo letto il genere. Allora, dottoressa Goti, il trammino io non ho detto che lo rivorrei, io ho detto che quel respiro europeo di allora mi piacerebbe che questa città continuasse ad avere, quindi io non voglio rivivere i fasti che furono con il trammino, voglio guardare avanti, il trammino ormai ce l'hanno quasi tutto e quindi io vorrei il teletrasporto. Pensavo il trammone. Mi piace quello di maschera, quello di compressione, quello lì. Ma quindi queste sono tantissime, cioè una bellissima foto, però grazie, gli uffici ringrazio. Dice, quindi questi sono... Dire che in realtà questo non è un l'indice degli argomenti che abbiamo trattato, non è un indice che abbiamo scelto noi, è un indice che tiene conto di quello che Regione ha chiesto per questo tipo di piano, cioè Regione ha, con questa delibera che citava l'assessore, ha anche approvato la griglia, quindi le informazioni che devono essere contenute nel piano strategico ricognitivo per avere quella valenza, quel significato di documento equivalente a PUMS. Quindi diciamo che lei ci troverà prevalentemente appunto un inquadramento di quali sono le politiche europee, nazionali, regionali sul tema della mobilità sostenibile, perché al nostro punto di riferimento non può che essere così. Ci troverà alcuni dati, quelli che oggi sono disponibili, al netto di quelli che si potranno ottenere facendo delle rilevazioni puntuali, l'analisi dello stato di fatto, cioè a che punto siamo sui vari temi, quindi con alcune informazioni, alcuni dati, a partire per esempio da elaborazioni successive sulle matrici del pendolarismo del censimento 2011, il nostro ufficio statistica tra l'altro ha contribuito nei dati a questo lavoro, ha diciamo estrapolato da quei dati del censimento i movimenti principali dei nostri cittadini, cioè da dove partono e dove vanno, quindi alcune indicazioni, certamente non è un quadro esaustivo, ci mancherebbe altro, però è una fotografia diciamo dell'attuale e con alcune indicazioni di strategie, obiettivi, possibili indicatori di misurazione sulla quale poi sarà costruito il vero e proprio PUMS. Per questo è importante, perché diciamo è un po' una cornice coerente con quanto guida, richiesto, cioè, da Regione Toscana, che ci consente una linea guida su cui poi sì, no, probabilmente ci aspettavamo già, cioè, non capito dove parte, dove fa Montenero, Piazza delle Rocce e torna sì. Ciao. Grande. Gli ho fatto vedere anche la foto, ma non so, si è confusa. Deve essere la luce. Porteremo anche a te a Montenero. L'ultima domanda, se posso, è previsto qualcosa in questo piano di mobilità sostenibile per dei camperisti? Camperisti. Camperisti. Sì. In realtà noi stiamo tenendo con
grande considerazione tutto quello che è il mondo dei camperisti, visto che appunto insomma, si presta, no? Sì, 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 no, assolutamente. Ci stiamo dibattendo, ne abbiamo anche lungamente parlato, anche in giunta, abbiamo fatto delle discussioni su queste cose, su quale sia l'area più idonea, se spostarci più nell'area sud, quindi a Vignano, addirittura scendere ancora sotto. E su questo però non abbiamo ancora preso delle decisioni definitive. Diciamo che la tendenza comunque è quella di orientarci anche in merito a quello che poi sarà il documento anche lì prodromico del piano strutturale, te l'ho detto apposta, per poter poi dopo avere delle aree attrezzate che permettano comunque anche l'incentivazione, perché esatto, anche quello è un turismo esatto, interessante, intercetta numerosi, sì, numerose insomma, persone, famiglie, e lo stiamo guardando con grande interesse. Ok. Nell'intorno di Antignano, Spigliano a sud, da quelle parti. Spigliandoci un po'. Altre domande? No? Dal punto di vista della partecipazione, saranno degli incontri con i cittadini? Come siamo... Ci saranno degli istituti specializzati che faranno questa cosa, non vogliamo che sia internalizzata, daremo degli incarichi in modo tale che possano, attraverso le funzioni di partecipazione che ben conosciamo, che devono essere governate secondo un percorso di un certo tipo, arrivare a raggiungere poi gli obiettivi che vogliamo nei tempi che vogliamo. Daremo degli incarichi. Daremo degli incarichi.